spinta esagerata per andare a lottare contro i draghi. Kolesnikov soprattutto, Diner che ieri ha fatto molto bene. Eccolo Simone Sabbioni che sbuca dal tunnel. Incrociato nelle ore precedenti questa finale, sembrava abbastanza tranquillo, con poca attenzione. Questo da una parte potrebbe anche essere un vantaggio per lui. Lorenzo Mora ha già fatto tanto a conquistare questa finale. Finale qua, finale nel 200, per cui molto bene, e va sicuramente a cercare di limare il suo crono. Sta facendo come sempre delle subacquee eccezionali. Ecco, il punto che Sabbioni invece non sta vedendo bene in questo momento. Contrariamente alla sua storia, che è sempre stato super esplosivo e super efficace sotto. È entrato il greco Apostolos Christou, che è stato campione del mondo e campione giovanile in questa gara in vasca da 25 metri. In corsia numero 2 Luke Greenbank, Gran Bretagna, reduce dalla medaglia di bronzo in apertura di questo europeo nei 200 dorso, nella gara più lunga dello stile a pancia in su. Un aggressivo Shane Ryan se la giocherà di cattiveria senza dubbio in corsia numero 6, e in corsia numero 3 Robert Glinta, quel Glinta che a Copenaghen si piazzò dietro a Kolesnikov e a Sabbioni, un bronzo che cercherà senza dubbio di migliorare rompendo gli indugi fin da subito. Christian Diner, anche qua stesso discorso da una parte dal punto di vista del prestigio, dall'altro anche della rabbia, secondo posto nei 200, ma qui alla Tolcross International Aquatic Center, anche se sarà una rabbia che chissà quanto difficilmente gli consentirà di avvicinarsi a Kliment Kolesnikov, campione in carica, primatista d'Europa, corsia numero 4, ruolo da favorito assoluto. C'è stato un po' di traffico intorno al device della corsia 5, non ho capito di preciso cosa stesse facendo il tecnico, che è rimasto chinato in prossimità del blocchetto per capire bene. Diner adesso che va a bloccare all'altezza per lui è perfetta, anche perché di un cedimento del device nel corso delle stagioni, degli anni, degli eventi è stata vittima anche l'Italia, è stato vittima lo stesso Simone Sabbioni, non so se ti ricordi. Certo che mi ricordo, con gara ripetuta per lui, e quindi possibilità di correggere a un errore tecnico cui era ingiustamente stato vittima. Finale europea dei 100 dorso, dall'alto al basso Mora, Greenbank, Glinta, Kolesnikov, Diner, Ryan, Christou e Sabbioni. È stato l'ultimo ad agganciare il blocchetto di partenza Simone Sabbioni, che poi si è tuffato con una linea di spinta piuttosto bassa rispetto a quanto non abbiano fatto tutti gli altri. Vasca di andata dove Kolesnikov se la va a giocare subito la medaglia d'oro contro Diner. Vediamo che cosa succede nella seconda delle quattro vasche previste, perché Diner sta tentando di far saltare il banco. Bene Mora nella parte alta della vasca, terza posizione per lui. 23,97 per lui, 4,34 per Sabbioni, che ha sempre un po' di difficoltà in trasformazione subacquea superficie. Mora che sta cercando il colpo, fa bene dal laterale, finché ne avrà spingerà. Deve spingere tantissimo in questa subacquea Lorenzo Mora, lui che ne è capace, perché potrebbe essere quella decisiva. Ora si scatena la potenza di Kolesnikov, che va a conquistare la medaglia d'oro davanti a Diner, e poi per il bronzo c'è Glinta. Quarto posto per un Simone Sabbioni che stava risalendo di prepotenza, perde il bronzo soltanto per 3 centesimi, peccato. Sì, non certo un'edizione fortunata per Sabbioni. Che ripeto sta nuotando molto bene, ma è imperfetto nella fase subacquea, e in vasca da 25 questo non te lo puoi permettere. Comunque una bella gara in cui ha messo, diciamo, lontano nel dimenticatoio le impressioni non buone della semi ed è entrato senza alcun timore. Sfortunato alla fine, perché 3 centesimi insomma è veramente un'inezia. Molto bravo invece Lorenzo Mora al di là dell'ottavo posto, perché ha provato a far saltare, era una situazione in cui ha detto o la va o la spacca, fino agli 85 è andata e poi dopo anche lì c'è stato il blocco. Un replay dell'andata, della partenza, Kolesnikov molto bravo, molto forte, ha lasciato un minimo di spazio a Diner in partenza, Kolesnikov che ha dimostrato ancora una volta di avere una progressione sensazionale.
questo è il momento del sorpasso, è devastante il suo ultimo 25, chiude in 49.09 che è un tempo di assoluta eccellenza, però non so come dire, lui è un paio d'anni, sebbene sia giovanissimo, che ha lanciato una sfida a distanza con i grandi bomber del dorso americano e a mio avviso non ha ancora maturato quella piena capacità di essere competitivo con il Ryan Murphy della situazione che si troverà a Tokyo nel 2020. Peccato, peccatissimo, anche se non si può dire, per Simone Sabbioni, ma in ogni caso, nonostante un quarto o un ottavo posto, quello che si può certificare è che l'Italia, anche quando è sfortunata, continua a farci divertire. Abbiamo visto una gara in cui gli azzurri ipoteticamente dovevano essere fuori dai giochi, invece Lorenzo Mora terzo a metà della distanza e un Simone Sabbioni che ha rischiato di vincere il bronzo. Sì, ci ha lasciato proprio l'urlo.